mattina, il giorno? Gina? Giorgia? 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 Non mi dire che ti sei nascosta! Giorgia! Dove sei? Giorgia! 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 Salvo! Perché stai urlando? Che problemi ci sono questa mattina? Ragazzi, Giorgia non è in camera! Cioè, è stranissimo perché lei di norma si sveglia sempre tardi, ma oggi nel letto non c'è! Quindi, non lo so dove è andata, è comunque sparita! Giorgia! Voi l'avete vista? Tranquillo, Salvo, magari è andata a fare un giro in piscina! Ok, una passeggiata, qualcosa! Ma questo? Che cos'è? Questo è sangue, ragazzi! Ma... aspetta un secondo, ma questo è anche il fermaglio di Giorgia! Esatto! Questo è sicuramente sangue di Giorgia! Cosa? Salvo? Salvo? Aia, mi sono fatta male! Ah, ma che ci faccio legata? Mamma, 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 aiuto! Mamma, 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 aiuto, mamma! Aiuto, aiuto, aiuto! Ma te chi sei? Io sarò il tuo nuovo papà. Mamma, aiuto, aiuto! Ti ho rapita perché voglio una figlia. Io non sarò mai sua figlia. Io so di già il babbo. Tanto nessuno ti troverà mai qui. Salvo, svegliati! Salvo! Sì, sì, ci sono! Salvo, stai bene? Come ti senti? No, e che ci faccio a terra? Ma che è successo? Abbiamo trovato il sangue di Giorgia. Con il suo fermaglio preferito! Sì, davvero? Mi hai rotto nel tavolo, forse l'hanno davvero rapito, avevi ragione tu. Ok, allora, bisogna chiamare la polizia, ragazzi, chiamiamo subito la polizia, dai! La polizia? No, ma non credo sia la scelta migliore, magari dobbiamo prima cercare tutta la casa. No. Io ho un'idea migliore, fatemi fare a me. Niente polizia, non chiamatela, ci penso io. Ok, speriamo bene. Dove sta andando Robby? Salvo, ma si può sapere Robby dove è finito? Me lo chiede a me, lo conosci tu? Non c'è da chiamare la polizia. Al vostro servizio, il poliziotto Robby! Ma come ti sei vestito? Come sono vestito? Salvo, tranquillo, fai fare a me. Questi casi sono l'ordine del giorno per un poliziotto come me. Allora mi dica qual è il problema. Robby, è sparita Giorgia, non si può scherzare. Dobbiamo capire che cosa gli è successo. Ma Dani, non sto scherzando, sono davvero un professionista. E adesso, guardate, ho già trovato il primo indizio. Guardate qui, qui c'è del sangue. E questo sangue non può che appartenere a Giorgia, perché c'è un suo fermaglio qui. Glielo dici tu? Glielo dico io. Guarda che si è visto già prima. Ok, ma allora questo significa che dobbiamo trovare dell'altro sangue. Mi sembra ovvio, dobbiamo andare in quella direzione e forse troveremo la vostra bambina Giorgia, ok? Andiamo. Dani, ma non è che forse è meglio chiamare la polizia, quella vera? Non lo so, però adesso magari facciamoci aiutare da Robby. È l'unica cosa che possiamo fare, andiamo. Andiamo. Aiuto, 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 mamma, babbo! Come faccio ad andare via da qui? Aiuto, aiuto! Ah, forse c'ho un'idea! Se gli dico che c'ho fame, lui dovrà darmi da mangiare per forza! Scusa tu, vieni qui, ti devo dire una cosa! Cosa c'è adesso? C'ho fame, potresti dare da mangiare per favore? Sei sicura che hai fame? Sì, sono sicura! E poi sarai mia figlia? Vado a prenderti da mangiare. Sì, ora sono sola in stanza. Posso provare a liberarmi. Presto, prima che torna. Perfetto. E ora devo chiedere aiuto. Poliziotto Robby, che hai trovato? Sembra un biglietto del rapitore, perché qui c'è scritto: ho rapito Giorgia, non la troverete mai. E qui sembra esserci anche del sangue.
Secondo te è di Giorgia? Ma che schifo, ma povera Giorgia, se quello è sangue vero, che ti avrà fatto, poverina? Almeno adesso sappiamo che è stata per davvero rapita. Ho capito, ma sta perdendo sangue, dobbiamo trovarla. Dani, tu cosa dici? Strano, non pensavo che tu fossi così bravo, ma fammi vedere questo indizio. Questo sì, deve essere il sangue di Giorgia. Ragazzi, ma quello è un fermaglio di Giorgia! Avete visto? È proprio un fermaglio di Giorgia! Sì, è il suo! Però mi sembra strano perché il primo fermaglio aveva del sangue vicino, mentre questo invece non ce l'ha. Hai ragione. E quindi? Quindi significa che magari chi ha rapito Giorgia ha anche ripulito il suo sangue. Se troviamo le tracce di sangue che sono state ripulite, magari riusciamo a trovare Giorgia. Va bene, amici, voi iscrivetevi al canale e aiutateci a ritrovare Giorgia. Sì, solo che non so come fare a trovare del sangue che è stato pulito. Mi è venuta un'idea! Che fa? E che ne so io? Ok. Aiuto! Ecco, questa era la mia idea. È una lampada che permette di vedere le tracce di sangue. Che meraviglia! Proviamo allora. Adesso dobbiamo cercare qualcosa. Sì. Ok, vediamo. Un momento. Proprio qui. Ma si sta illuminando qualcosa! C'è del sangue! Allora, dobbiamo vedere se ce ne sono delle altre. Lì si illumina, guarda! È vero! Guarda, significa che quello è sangue! Salvo, ti rendi conto? Grazie alla ferita possiamo trovare Giorgia! Capito, ma c'è Giorgia che è ferita però, eh! Allora significa che dobbiamo muoverci prima che il rapitore le faccia qualcosa, no? Stai zitto così, lo preoccupi soltanto a Salvo! Ok, ma sono un poliziotto onesto! Seguite me! Ok. Dovrebbe esserci qualche altra traccia! Forse lì ho visto qualcosa! Dove? Hai ragione, Robby! Guarda! Questa qui sembra un'altra traccia di sangue! Però non capisco dove ci porta! Secondo me non siamo troppo lontani, dovremmo iniziare a chiamarla Giorgia! 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 Giorgia, dove sei? Dove sei, Giorgia? Continuiamo a cercare allora! Sono vicini, così posso scappare! Ecco la merendina. Sai che ci ho ripensato? Che io voglio che te sei il mio babbo. Cosa? Per davvero? Sì, per davvero. Anzi, mi abbracci come faceva il mio babbo. Devo abbracciarti? Sì. Va bene. Allora ecco qui. Cosa? Ma come ti sei liberata? Ma ferma! Ferma, ma cosa fai? Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Adesso vado dal mio vero babbo e vado anche a chiamare la polizia! Sono io il tuo babbo! Così la prossima volta impari a non rapire le bambine! Ciao! È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Natasha M. Ciao Natasha! Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Giorgia! Se ci sei, urla! Un momento. Ma questo del sangue colato! Guardate! Lo riuscite a vedere? Robby, Salvo, venite qui! Ho trovato un altro indizio! Che è successo? Che cosa hai trovato? Significa che Giorgia è da quella parte!
Sei sicuro? Gli indizi dicono così. Andiamo. Giusto. Ok. Ti seguo. Giorgia! Giorgia! Giorgia, sei qui? Guardate, poi c'è un altro indizio. È la strada giusta. Dobbiamo scendere, Giorgia! Giorgina, dove sei? Urla se ci sei. Ma chi è che l'ha rapita, poverina? Giorgia, dove sei? Giorgia! Giorgia! Giorgina, dove sei? Eccola! Giorgia, ma cosa è successo? Sono stata rapita, ma sono riuscita a scappare. Da sola! Wow! Guarda qui, cosa ti ha fatto? Ma... non ci credo! Un attimo, e adesso dov'è quello che ti ha rapita? Sono riuscita anche a intrappolarlo dentro cosa? Quella stanza. In quella stanza? Quindi è ancora lì? Sì. Andiamolo! Lo prendiamo? Sì, andiamo certo, a prendere! Certo, dobbiamo andare! Andiamo! Babbo, ragazzi, è qua dentro il cattivo! Ok? Ma io ho paura di entrare! Non ti preoccupare, Giorgia, spostati che ci pensiamo noi! Tanto lui è un poliziotto! Voi aprite la porta e io entrerò! D'altronde sono io il poliziotto! Sì! Vai! Vai! No! Vai! Ma qui non c'è nessuno! A quanto pare si deve essere liberato! Però l'importante è che Giorgia stia bene e con il suo babbo. Giorgia, non ti lascerò mai, non ti preoccupare. Abbracciami. Per fortuna è andato tutto bene.